Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi. Questo è il segno che l'attesa su questo immobile era altissima. Innanzitutto, prima di qualunque parola, prima di qualunque commento, permettetemi di dire grazie, perché questo risultato è un risultato collegiale, ma è il risultato di una realtà e l'obiettivo raggiunto da una realtà importante del nostro territorio, forse una delle cooperative più solide di tutto il Piemonte, sicuramente è la cooperativa locazione più importante di questa zona del Piemonte 2, però sicuramente è una delle più solide di tutto il Piemonte, non ci ha mai abbandonato, non ha mai smesso di supportare tutte le amministrazioni del territorio con continuamente lavoro di collaborazione. Ancora di più, il professor Iaquinta e tutta la cooperativa Edificatrice 1 dimostra quanto è attento alla città, quanto è attento ai nostri cittadini, perché quello che oggi andiamo a recuperare dopo 11 anni è un immobile che ha avuto davvero tantissime traversie, ha avuto tantissime vicende, fallimenti, discussioni, concordati e poi di nuovo cooperative strane che si interessavano, ma finalmente, possiamo dirlo con orgoglio, questa cooperativa qui solita, l'Edificatrice 1, metterà a disposizione 26 alloggi in locazione permanente. Questo vuol dire che avremo 26 alloggi nuovi all'interno del nostro tessuto cittadino a disposizione di nostri concittadini che possiamo identificare come la fascia grigia, cioè tutti coloro che vivono nella regolarità, che vogliono essere inseriti e vivere in condizioni adeguate e anche di collaborazione, di housing, di dimensione collaborativa anche col resto degli inquilini, vivere in una comunità, vivere in maniera adeguata, sono persone che pagano regolarmente, sono persone che sono regolarmente all'interno della contribuzione dei canoni, però non sono né così in difficoltà da accedere alle case popolari, ma neanche così agiati da potersi permettere un canone nel regime totalmente privato. E per cui questo tessuto delle cooperative a proprietà indivisa, l'esempio in primis appunto nella nostra città Edificatrice 1, svolgono un ruolo sociale importantissimo e oggi ancora di più, perché io lo sottolineo, è importantissimo dirlo, questo alloggio, questo immobile viene riqualificato e viene recuperato e metterà a disposizione 26 alloggi senza un euro di denaro pubblico. Questo è importante da sottolineare, sono tutti soldi della stessa cooperativa che vengono reinvestiti, proprio perché lo spirito di una cooperativa a proprietà indivisa è quello di, attraverso i canoni, reedificare, migliorare le strutture e costruire nuove alloggi in housing sociale con dei canoni sempre concordati e calmierati. Per cui io oggi davvero vorrei proprio che lo sottolineate come amministrazione, a nome di tutta l'amministrazione, ringraziamo il professor Iaquinta e così tutta la cooperativa, perché da soli sicuramente non ce l'avremmo fatta e soltanto sul nostro input, soltanto grazie alla loro collaborazione, alla loro volontà, anche perché ci tengono particolarmente, perché qui hanno oltre 100 alloggi in questa zona, e quindi avere un immobile, uno scheletro abbandonato che dequalifica l'area non faceva bene a tutto il quartiere e non fa bene a tutta la città. Era un bruttissimo esempio di trascuratezza e di abbandono della città. Questo è un immobile del fallimento Corecep in liquidazione coatta amministrativa. Corecep con la P finale. Quindi, come voi sapete, quando c'è una liquidazione c'è tutto un percorso. Parliamo 2003-2004 e da quel momento l'immobile è nelle condizioni di vendita. Noi, dietro la spinta dell'amministrazione comunale, essendo una cooperativa proprietà indivisa, quindi noi costruiamo e edifichiamo alloggi solo in locazione permanente ai nostri soci a canoni che oggi non superano i 349 euro.
Noi abbiamo canoni che vanno dai 100 euro ai 349 massimo. Abbiamo costruito a Novara oltre 450 alloggi e l'edificatrice 1 ne ha edificato oltre un migliaio nel territorio tra Novara, Vercelli e Biella. Siamo una delle realtà più significative del Piemonte. Abbiamo una nostra struttura, una solidità economica e finanziaria che ci permettono di affrontare anche determinate tematiche importanti. Ecco, questa è una delle tematiche importanti perché noi faremo tesoro e investiremo parte delle nostre risorse, risorse che abbiamo nel tempo accumulato, le riserve, e che quindi faremo sì che 26 famiglie di cittadini novaresi avranno la possibilità di insediarsi in locazione permanente. Intendo sottolineare, cioè la locazione permanente vuol dire che il socio che entra in uno dei nostri alloggi può starci vita naturale durante senza che mai riceva una lettera di sfratto da parte della proprietà, naturalmente purché paghi il canone e rispetti quelle che sono le norme. I soci si recano negli uffici della cooperativa dove noi spiegheremo quali sono, chi vuole entrare in società, in cooperativa, sì, per le condizioni, quali sono i criteri e i requisiti soggettivi che ogni socio deve avere. Ne voglio dire uno che è fondamentale, cioè non bisogna essere proprietari di alloggi, perché sennò altrimenti certo, si perde lo scopo e l'obiettivo e la funzione della cooperativa stessa. E naturalmente gli alloggi possono essere destinati a giovani coppie, a anziani, a nubendi, ragazzi giovani che si debbono appunto fare la famiglia, e quando anche i loro genitori avessero un alloggio in proprietà tuttavia potranno essere assegnatari dei nostri alloggi. Se ne vengono più di 26 noi facciamo una selezione interna in base anche a un regolamento interno che abbiamo. Per riprendere un po' la storia di questo edificio, che è una storia lunga e articolata, quindi la liquidazione, è stato nominato il liquidatore che è il dottor Terranova di Irrea, con il quale abbiamo avuto ripetuti incontri. Noi ci siamo mossi attraverso una perizia asseverata per considerare il valore dell'immobile e quindi la condizione. Ma questo è un immobile che attualmente vale non molto. Anzi, 100.000 euro, poco. 50.000, no, vale attorno ai 250-300 euro, non di più, anche perché non sappiamo in che condizioni è la struttura. Potrebbe darsi che l'impegno sia ancora maggiormente oneroso qualora noi dovessimo registrare una struttura non in condizione di poter, perché è un immobile, come vedete, fermo da 12-13 anni e quindi è naturale che serve una grande attenzione, anche perché uno degli obiettivi dell'edificatrice 1 è quello del mantenimento della proprietà. Infatti, come voi vedete, questi sono tutti interventi di nostra proprietà. A Santa Gabbia ne abbiamo circa un 120-130 di alloggi che noi manuteniamo perfettamente. La manutenzione è uno degli obiettivi, perché la proprietà è di edificatrice 1. Qualora poi un socio nel corso degli anni dovesse lasciare l'alloggio, basta che faccia in cooperativa la disdetta e noi lo assegniamo a un altro socio che edificatrice 1 è proprietario, e i nostri soci versano un canone di godimento e sono soci assegnatari. Naturalmente i soci sono parte fondamentale, noi siamo una società di persone e non di capitali, per cui i soci partecipano alla gestione degli immobili, alle assemblee, non ci sono amministratori perché è la cooperativa che amministra direttamente tutti i condomini, per cui i soci sono parte attiva e fondamentale della cooperativa. Io vedo che qua oggi abbiamo molti nostri soci rappresentanti degli edifici che collaborano attivamente, perché collaborare attivamente, ed è un po' nel nostro DNA, nel nostro spirito, vuol dire anche limitare le spese. 26 alloggi di dimensione attorno ai 100 metri di superficie. Per intendere, il nostro segmento fondamentale è quello di dare le due camere da letto, il soggiorno, la cucina abitabile, bagno ripostiglio e box con la cantinola. Il tutto un canone che non deve superare i 350. Questo è l'obiettivo che noi ci poniamo e quindi mettiamo a disposizione della città di Novara. Naturalmente noi questo lo abbiamo fatto anche dietro la spinta e la collaborazione con l'amministrazione comunale, dell'assessore Paladini, del sindaco Ballarè, altrimenti non saremmo qua. E noi chiediamo adesso all'amministrazione una grande collaborazione, perché senza collaborazione non si raggiungono gli obiettivi.
collaborazione che non vuol dire assolutamente nessun privilegio, ma naturalmente abbattere dei tempi burocratici che altrimenti ci costringerebbero alle calende greche. Ecco, noi pensiamo di iniziare, di mettere subito in sicurezza nei prossimi giorni il cantiere e di iniziare i lavori immediatamente alla ripresa delle ferie, il mese di settembre, il massimo di ottobre, con una tempistica che in genere i nostri alloggi prevedono 16-18 mesi, dipende anche poi un po' dalle condizioni climatiche e dagli inverni che ci troviamo. Abbiamo oltre 1000 soci, poi un po' di alloggi con la botta Ferrarini, i nostri soci li hanno tutti acquistati, oggi ne abbiamo circa 750. Che noi gestiamo. Io sono fonte di garanzia del fatto che gli immobili sono di qualità, hanno sia appunto un, possiamo anche dire, un mix sociale interessante, dove c'è una collaborazione, un supporto tra i vari inquilini, perché questo è importante. Ha detto bene Francesco, c'è una parte anche di autogestione sul portierato, sulla condivisione degli spazi, dalle pulizie passando per anche la collaborazione con le manutenzioni. Noi siamo organizzati in tal senso perché noi abbiamo una struttura societaria che prevede per ogni zona un consigliere di amministrazione, certo, che ha i rapporti con i soci, che cura i diversi aspetti. Come siamo arrivati alla proprietà? Mancava l'ultimo pezzo perché c'è. Allora, questa è una liquidazione con atto amministrativo, come dicevo, con Recep, nominato il liquidatore per molti anni ha tentato di poter attribuire e c'era riuscito attribuendo a un'altra società, che non siamo noi, 4 anni fa, l'immobile. Però quella società non ha concluso la liquidazione perché ha addirittura pagato un acconto, però non ha mai saltato e quindi. Dopodiché il liquidatore si è rivolto a noi chiedendo appunto di dargli una mano sostanzialmente, ha fatto un bando, noi d'intesa abbiamo fatto una perizia asseverata dell'immobile da uno studio di ingegnere di Torino, proprio perché deve essere al di sopra delle parti, fatta la perizia. Il liquidatore si è recato al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale ministero ha valutato la nostra proposta, peraltro nella proposta noi avevamo dato un importante acconto di oltre 50.000 euro proprio a sostegno della serietà e della volontà di fare l'intervento. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato l'ok a condizione però che venisse fatto un'asta pubblica di evidenza, perché magari qualcuno avrebbe potuto offrire anche di più rispetto a quella che era la nostra perizia. Il 28 di maggio presso il notaio Farcito di Ivrea nessuno si è presentato, per cui il Ministero aveva dato l'ok a che la cooperativa acquisisse. La scorsa settimana, l'11 giugno, davanti al notaio Farcito, noi abbiamo pagato l'intera somma del... Abbiamo versato l'intera somma, quindi siamo legittimi proprietari e da giovedì ci stiamo attivando chiedendo l'incontro al comune e quindi credo che allora facciamo per quello, credo che a breve inizieremo e concluderemo.